Direttore, un luogo, quello di Carditello, fantastico, un punto di riferimento importante per la cultura, ma oggi si parla di medicina nucleare qui, di innovazione tecnologica. L'ASL di Caserta com'è messa? Beh, io, la prima cosa, è bello stare qui. Cultura e innovazione vanno insieme, ma cultura, innovazione e sanità penso che sia il futuro anche su questo tema. L'ASL di Caserta si presenta come una ASL innovativa, tanto è vero che nell'atto aziendale io ho sempre fatto inserire da direttore amministrativo, adesso direttore generale, l'ASL come centro di ricerca, perché ritengo che l'ASL non deve solo dare servizi ma deve anche pensare. Il gruppo che ho istituito all'ASL di Menti a Contatto è un gruppo di giovani che pensano di fare innovazione. La medicina nucleare diventa per noi un punto fondamentale. Noi all'ASL non abbiamo medicina nucleare. La politica regionale, l'organizzazione regionale prevede un'attività di medicina nucleare all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano. Ma negli ultimi tempi abbiamo chiesto alla Regione di rivedere questa programmazione, perché necessita assolutamente nella nostra rete regionale di oncologia, necessita assolutamente avere la medicina nucleare. Tanto è vero che negli ultimi tempi, anzi qualche annetto fa, ci è stato sollecitato da un gruppo, non ricordo, di Milano o del Nord, un incontro per un'idea di progetto pubblico-privato. Ed è una cosa secondo me interessante, anzi io vorrei e penso di lanciare un'idea, quella di creare una cittadella ad Aversa, a un altro punto della nostra provincia di Caserta, una cittadella oncologica dove la medicina nucleare fa impatto sul territorio, perché c'è necessità sul territorio. Noi abbiamo la necessità non solo di dare maggiore assistenza ai nostri, ma di abbassare quelle che sono le liste d'attesa, ma tutta la mobilità passiva che c'è. Proprio sulla medicina nucleare, oltre ad avere i nostri accreditati sul territorio della provincia di Caserta, molti, e quindi sono molti veramente anche in termini di denaro, vanno fuori la nostra provincia. Ecco, questa è un'attività che noi dobbiamo rifletterci bene, cioè dobbiamo capire bene come dare un servizio ai nostri cittadini. La medicina nucleare penso che sia un momento importante per un'azienda sanitaria locale, cioè l'azienda che dà assistenza a 360 gradi ai cittadini. Ed è bene parlarne, direttore, perché parlarne si fa comunicazione e anche quello che lei ha poc'anzi detto si diffonde. Sì, è bene parlarne e parlarne con persone che hanno scienza di questa cosa, perché voglio dire, fare un sito di medicina nucleare o quantomeno progettare, realizzarlo e portarlo avanti non è una cosa semplice. Io devo ringraziare i miei ingegneri, ingegneria clinica, ma lo dico senza fare nessuna retorica, perché essendo giovani, e questo è importante, non solo sono innovativi ma sono propositivi. Il fatto sempre di pensare, di innovare, di fare è bello. Non per nulla l'anno scorso abbiamo chiuso le cosiddette TAC territoriali, non è medicina nucleare, però l'idea di mettere le TAC nei distretti, non andare più nell'ospedale e di poter fare un lavoro sfruttando, se così possiamo dire, i fondi europei, devo ringraziare la medicina, voglio dire, interna nostra clinica, che ha dato la possibilità di dare un servizio ai nostri cittadini. Parlandone oggi significa dare non solo comunicazione, ma come dire, cercare di imparare qualcosa di più di quello che è oggi l'ingegneria clinica, che non è soltanto l'attività della macchina o dell'elemento, ma è un'idea di, come dire, di innovazione, un'idea che andiamo verso qualcosa di diverso, e questo è quello che io mi aspetto dai miei ingegneri, ma da loro, innovazione.